RM1180, l'ultimo nato della serie del cantiere francese che costruisce in compensato ricoperto. Anche questa barca ha la carena, l'opera viva in compensato, i fianchi invece sono in vetro resina in sandwich. È una barca dal gusto molto diverso da cui siamo abituati noi mediterranei con i nostri performance cruiser. È una barca, potremmo definirla con un aggettivo, ruvida, molto veloce all'asco, dedita alla planata, due pale del timone, grandi spazi, grande larghezza. Sono sempre barche un po' spartane, ma vi assicuriamo comode e anche veloci in crociera. Non c'entra tanto il concetto della regata, anzi, sono barche fatte spesso per essere portate, condotte da equipaggi ridotti, con una certa sicurezza, ma con velocità, soprattutto se il vento è gagliardo. Una grande cucina come in tutti gli RM, una cucina in cui si può lavorare anche navigando perché non si sbanda troppo. Grande frigo a cassetti, macchina dei fuochi col forno, un grande tavolo da carteggio, negli interni tre cabine matrimoniali e un grande bagno. È troppo poco un bagno? Secondo noi no, di acqua ce n'è tanta fuori e non è il posto dove si passa la vacanza. Il progetto di Marc Lombardo, un nome molto noto per queste carene. La barca è disponibile in diverse versioni, tre le scelte per quanto riguarda la chiglia, la doppia chiglia che a noi mediterranei non interessa, chiglia unica o chiglia basculante, a poppa due pale o una pala sola. Per quanto riguarda l'armo, ovviamente albero d'alluminio oppure di carbonio.